Ho la Love, sono riuscita ad attaccarle un po' la meglio peggio, però il mio babbo deve andare via e altrimenti tutto il mio lavoro va nel cesso. Perché naturalmente non avendo neanche la pinzetta l'ho sistemate male le ciglia. Erano, magari si erano pure attaccate, ma il trucco è questo per le feste, quindi spero vi piaccia. Spero che vi piaccia, non saprei che altro, cioè, c'ho da mettermi l'illuminante e tutto, cioè, tipo questo della Pupa Pampa, un ombretto. Però, bimbe, non ho tempo perché il mio babbo se ne deve andare. E quindi niente, vi devo salutare. Spero che il video vi tenga un po' di compagnia, vi lascio al trucco. Ciao, love! Cercherò di fare del mio meglio. L'altra volta era venuto molto più bellino. Molto molto più bellino, però oramai è venuto così e quindi niente, ci arrangeremo e vedremo di riuscire a fare del nostro meglio. Allora, ero già truccata, quindi avevo già la base da stamattina, l'ho solo ritoccata un po' e comunque vediamo se poi riesco a fare qualcosa di meglio. Allora, ho già dato l'eye love stage e ci ho messo sopra un ombretto che sfumi il tutto. Dunque, cercherò di fare un po' tutto con questa palette di Wacom perché mi piace. Ho lavato todo, todo i pennelli. Vabbè, queste comunque sono cose che vi dirò nell'intro. Forza, Cami, che ce la puoi fare. Comunque, ragazze, truccarsi senza luce non ci può stare. Senza luce, senza luce, senza specchi adeguati, gli vuol di tantissimo. Allora, sfumone e prendo questo colore qua. Allora io inizialmente ero un po' abituata e mi arrangiavo con quello che avevo, no? Volevo fare questo trucco di Natale e farlo con dei prodotti che mi erano stati regalati, però non riuscivo a fare niente se non avevo i glitter. Perché il trucco di Natale, secondo me, ultimo dell'anno Natale, ci vuole i glitter. E quindi, non avendo i glitter, sono andata giù in garage dalla mia mamma che fa il bricolage e tutte queste cose. No! Allora, io l'ho distribuito tutto nella. Tante mi dite, secondo me, sfumare è importantissimo. Nemmeno le ciglia mi sono venute bene, però papà. Allora, questo è un colorino anche abbastanza chiaruccio. Sotto la palpebra io solitamente non metto niente, però vediamo un po' dopo come svolgere la cosa. E la cosa migliore era mettere lo scotch. Io qui ci ho drusciato il correttore, ma non è la stessa cosa. Ok, comunque dopo cerchiamo un po' di fare del nostro meglio. Una volta sfumato questo, ok, lo andiamo a mettere anche leggermente sotto l'occhietto. Allora, queste cose ve le dirò nell'intro, anzi forse è meglio se ve le dico adesso. E qui la termino. So che i miei video make-up non li guardate in tantissime, quindi comunque spero. Oh no, vabbè, mi conviene dirlo in un video che. Allora, è così, ok? Poi vado a prendere quel con un altro sfumone, questo colore qui che è fantastico ed è un viola meraviglioso. Bella è questa palette e lo vado a mettere in fondo. Mi dispiace molto sia venuto fuori un po' di diatriba perché comunque a me non mi sembrava di aver detto niente di che. Cioè, YouTube comunque è una piattaforma dove anche di me vengono dette cose un po' così, poi addirittura da persone che non conosco. Quindi mi tocca meno, una persona che conosci, insomma, ci si rimane un po' male. Perché comunque io so delle cose che avrei potuto benissimo dire di lei e non ho mai detto. Quindi con questo chiudo. Io ho preferito mandargli un messaggio privato e cercare di. Stesso colore sotto. E cercare di arrivare a un. Cioè, non volevo far confusione. Ok? Non mi piaceva creare. Quindi gli ho scritto in privato, però ecco, ci sono rimasta parecchio male perché. Le mie erano state soltanto delle. Cioè, un mio punto di vista. Poi è certo che uno fa quello che vuole del suo canale, uno può mettere anche
l'uccisione di un bambino. Cioè, per dire, ci mancherebbe. Però puoi mettere quello che vuoi, a me non cambia. Era semplicemente un appunto, avendola conosciuta in un altro modo, e tutto qua, basta. Invece lei è stata molto molto poco elegante, però vabbè. Chiudiamola qua. Dunque, volevo fare un altro vlogmas, ma purtroppo il cellulare mi regge sempre meno. Quindi ora vediamo, l'ho rimesso in carica da stamattina. Vediamo se riesco a farvelo ora, l'inizio del vlogmas. Anche perché ci avrei da far vedere qualche pacchettino. Dunque, dove siamo rimasti? Ok, dopo aver messo questo bel violaceo, vado... Aspettate, sistemo anche la parte di qua. Ok. Scusate se ritocco pure di là, ma vedo, e quindi mi viene da ritoccare. Ci volevo mettere l'eyeliner, però non ce lo metto per il semplice fatto che purtroppo sopra il glitter l'eyeliner non è che... Vabbè. Ora, messo questo, sempre con lo stesso, ci andiamo a prendere questo qui, che è un viola scuro. Quindi, io, boh, non mi sembra comunque. Fatemi sapere. Allora, vabbè, basta, perché poi dico, poi ne parlo ancora. Sto cercando di svolgere il video con la Leda. Allora, lo metto in fondo e davanti. Sapevo, mi veniva troppo così. Okay. Il problema della Leda è che la Leda, purtroppo, non sentendoci troppo bene, si rischia di fare un burdel. Quindi adesso vediamo un attimino come gestire la cosa. Sempre sotto, quindi con lo stesso colore. Volevo fare il viola. Allora, l'altra sera l'avevo fatto sul rosa ed era venuto molto bellino. Ora oggi avevo le lenti viola. L'avevo fatto, però non avevo girato il video perché dissi: ma proviamo. Invece era venuto molto bellino, però dissi: va fantasca. Praticamente avevo fatto un video correlato, però parlando un po' di YouTube in generale. E veniva fuori anche quel discorso, quindi non lo metterò mai quel video proprio perché non voglio che sembri che sia fatto di proposito, quando io in realtà quel video l'avevo già fatto prima. Vedete poi, no, le coincidenze della vita. Dunque, poi certo, ognuno il suo canale se lo gestisce come meglio crede, cioè, però è anche giusto che essendo in una community o comunque ci sono altre persone che ti vedono e che parlano di una ragazza, una persona che vi disse a me aveva detto che, qui su graffiava il gatto, che io ostentavo il mio diploma da estetista, cioè così, ma comunque boh, io non me l'ero presa così tanto. Lei mi ha detto invece che gli tiravo le frecciatine quando vi giuro che non era mia intenzione fare questo, comunque. Mi dispiace, per quello e poi ci ribatto, no? Vabbè. Allora, prendiamo questo colore qua. E di certo quando parlavo di altre cose, questo non sa fare questo, non era di lei che parlavo, quindi. Allora, lo rimettiamo in fondo per l'ennesima volta, che anche questo dovrebbe essere un tono un po' più scuro. E poi lo vado di nuovo a svampare. Spiumeggiante, ok. Ora, dunque, ci spiattello qua nel mezzo questo che è favoloso ed è un argentato bellissimo, tipo quello della Wyon. No, scusate, della Locky, scusate, quello della mi viene della Pupa Sporty Chic. Che i prodotti che sono in quella palette io li trovo solo ed esclusivamente lì. Fatto ciò, vado a scurire un po' con un marrone della Kiko caldo. Le metto in fondo. Senza, non voglio fare una sfumatura, in realtà.
Voglio soltanto scurire l'esterno. Fatto ciò, con la luce è tutta un'altra storia, bimbe. Allora, fatto ciò, rimettiamo questo un'altra volta, che forse di là, se ce lo rimettevo di più, era meglio. Colla, che ho trovato appunto nel cassetto. Quale cosino avevo usato? Questo, sì. E là dov'è quello della colla che avevo usato? Eccolo qua. E spiattelliamo la nostra colla baby bomba, boh. Che secondo me potrei provare ad usarla anche per le ciglia finte, sta colla qui. Proviamo. Non ora, eh. Vedete, la colla ha mandato via però il colore sotto. Vabbò, prendo i glitter e ce li spiattello sopra. Volevo metterci gli argento, i glitter argento, e sarebbero stati forse più belli perché avrebbero fatto più contrasto. Però boh, volevo provare a fare tutto con il rosa, comunque con i glitter rosati, capito come? Cerchiamo di riattaccarne un po' anche di qua. Sapete che dobbiamo fare a questo punto? Prova a spiattellarci pure qualche grigio. Io ce l'ho. C'ho pure il verde. Però proviamo a spiattellarci pure qualche di questi. Lo sapevo, non andava bene così. Che mi ha tolto tutto il resto, vedete? Il rosa. Ah no, c'è. Però, no, non mi piace. Era meglio tutto rosa. Vabbè, ora m'è andata. Naturalmente, se non faccio una cazzata, io non sono contenta. Ok. Vabbè. Ok, finish. Adesso do qualche ritocco qua e là e finalmente anch'io ce l'ho fatta a fare 12 minuti di trucco delle feste. Ho comprato pure la tinta. Allora, come sapete chi mi segue, io non faccio la base prima del... Però adesso vediamo un attimo la situazione, come si svolge. Allora, gli ridò un po' di marrone esterno qua giù, marrone e marrone. Questo sfumato gli si dà. E poi ci vorrei mettere un po' di scuro nero, che però ci mettiamo questa, che è la prima palette che mi capita sott'occhio. Ok, ora per far sì che... Allora, quello di ieri era 100.000 volte più bellino, ve lo giuro, però vabbè, dai, meglio di nulla. Non è malvagio, dai, quando lavoro un po' di più sulle sfumature devo dire che rimango abbastanza contenta. Avrei voluto mettere il viola di Kat Von D sulle labbra, ma non ce lo metto perché vorrei mettere più una cosa sul marroncino, quindi cercherò di fare un altro po' di base. Dunque, ma queste sono da lavare. Tutti questi li mettiamo a lavare. Ok. Vediamo se riesco, sì, a fare una riga qua netta. Prendo il correttore, cioè ora come tutte le YouTuber serie, anche uno specchio serio. Avrei voluto prendere quello di Jeffree Star. E poi è logico che parlo dei che ora non riscosso, quello e quell'altro, sai, non tutti. Allora,
Ricordatevi sempre, che io vi dico solo questo senza fare troppo, che quello che vedete su YouTube non è sempre così. Sapete quante cose vi viene nascosto? E con questo chiudo. Quindi forse invece di... è meglio che ognuno guardi nel suo piatto, come ha detto lei. Però io nel mio piatto ci guardavo, ma ho soltanto fatto un appunto. Non mi sembra di aver detto veramente... Boh, guarda, io sto rimasta male. Vabbè. Continuo a dirlo perché ci sono rimasta davvero male. Però è inutile, la devo smettere. Allora, quindi, però ecco, in generale, sappiate che voi da YouTube vedete niente di quello che in realtà è nella vita vera. Sappiatelo, perché poi invece quando le persone le vai a conoscere, sapete quante cose arrivate poi a capire, poverini. Ok, un po' di bianco sotto gli occhi ci stava. Dunque, questo lo rimetto a posto. Perso naturalmente quello qua. Quasi quasi metto Nabla. Però no, non vediamo. Allora, sotto gli occhi mettiamo la nostra cipria. Ora io lo... Ah già, ora sto registrando col telefono del mio babbo. Stamattina sono andata al cinese con la mia mamma e mi ha fatto una specie di regalo di Natale, perché non volevo niente, perché i miei, insomma, ci hanno aiutato in tanti modi, poi basta, non volevo niente per Natale. Però mi ha regalato un paio di pantaloni e ho preso delle cover per il telefono questo qui, perché per il mio non ce ne stanno, ho preso per questo qui. Che poi non sono sua, però so, gli vanno comunque. Quindi qui ci siamo. Ora, a questo punto potevo fare una base invece di fare prima tutto il resto, cioè grandi kami. Come al solito, sono la meglio di tutti. Agami, ma vaffanculo, va. Ok, mettiamo un po' di... E facciamo un po' di base un po' così. Allora, perché non la volevo rifare tutta in realtà la base, no? Però... No, non avete idea di quanto profuma la roba della... della cosa qui, della Puro Bio. Allora, cerco di farmi pure il nappone gigante e poi mi metto le ciglia finte. Grandivine, insomma, ecco. Ok, allora mettiamo le ciglia. Mi è arrivato un pacco che non so di chi sia, con delle ciglia finte e con delle unghie. Boh, io non so da chi mi arrivi quel pacco perché non c'è scritto niente. Allora, come ciglia finte oggi? Vorrei... Siccome quelle belle strafighe ce l'ho di là, quelle che avevo preso da 1 euro su eBay, che sono favolose, veramente, veramente molto, molto belle, però ce l'ho di là. Adesso vorrei una ciglia tipo questa, potrei prendere, vedi? Sì, devo dire che queste non sono male. Ma no, via, uso le Lotus Lashes, è fantastico, sono le più belle che ho adesso. Merda. Allora, vediamo se riesco. Ora adesso metto la colla e tutto, perché tanto se no mi ci vuole un fottio e vi faccio perdere un sacco di tempo. E poi ci mettiamo il rossetto. E abbiamo finisciuto, ok? Quindi stoppo e ritorno. Allora, avrei voluto mettermi il Luda, cioè questo, ma mi metto in realtà questo della NYX perché è un po' più chiaro, perché altrimenti viene troppo... Avete capito, no? A parte mi sono dato un cazzottone io.
Allora, a parte che la tua puzza tantissimo, mi è rimasto il contorno viola scuro del Kat Von D. E allora ci metteremo un po' di Huda. Mettiamo sempre un po' di Huda. Ecco, scusate, mi sto tappando tutto, ma... Ok, e questo è Huda Medusa. Medusa, sì. Ok, lo famo asciugare, intanto ci mettiamo... E ciglia finte, però mi ci vorrà un botto e quindi mi sono messa le numero 308 della Lotus, quindi me le metto e poi vi saluto.